come ogni settimana santa c'è anche tanta gente che entra nella Basilica del Crocefisso per il tradizionale bacio del Crocefisso, per l'appunto. Siamo con Paola, responsabile del servizio d'ordine del bacio del Crocefisso. Quanta gente è venuta oggi? Beh, oggi già parecchia gente, direi che la chiesa era piena, abbiamo dovuto aprire il portone centrale perché praticamente le entrate laterali erano bloccate. È un'affluenza continua, con moltissima gente, direi centinaia e centinaia, nell'arco di una giornata veramente tanti. Tra oggi e domani aspettiamo migliaia di persone. E il vostro servizio d'ordine in cosa consiste? Il nostro servizio d'ordine principalmente è una presenza all'interno della Basilica per mantenere un certo decoro, una certa atmosfera di preghiera per quanto è possibile con questo movimento continuo di persone. Poi siamo a disposizione per disabili o persone anziane o comunque tutti coloro che hanno difficoltà nel fare la coda. Può salire circa un tre quarti d'ora, un'ora, quando la cosa piena. Quindi abbiamo questo servizio che consente di fare di avere un accesso alternativo più rapido e meno difficoltoso per le persone appunto che fanno fatica a fare la coda della salita. E siamo anche disponibili per tutte le informazioni, perché molte persone chiedono, per la processione, l'orario della messa, oltre a queste c'è un gruppo organizzato che aiuta con rosari, via crucis quando non ci sono le messe, a pregare e a mantenere appunto l'atmosfera raccolta. Va bene, grazie. Grazie a voi.